Sono di fatto mostra perché sono i volti di Terranova e del Valdarno. Inizia con i tre botti inaugurali e poi per l'appunto c'è la partecipazione e l'attivismo delle attività commerciali, c'è la tradizione religiosa, ci sono i giochi per i più piccoli, c'è la fiera degli animali, la fiera degli uccelli, sono tante tradizioni che di fatto si mescolano e producono una delle manifestazioni ormai più partecipate della Toscana. E toccate anche dallo sport, perché c'è la tradizionale corsa ciclistica, ormai una delle due più prestigiose Under 23 internazionali, e poi quest'anno si arricchisce anche con il Corri Perdono, la maratonina che coinvolgerà sia a livello competitivo sia con una camminata di 5 km come attività ludico-motoria. Quindi l'invito a tutti i valdarnesi a partecipare, ovviamente è un motivo per tutta la vallata di orgoglio, è un'occasione di aggregazione sociale e anche molto importante per il tessuto economico, perché il Perdono di fatto produce economia e aiuta e sostiene i nostri operatori.